Buonasera, ciao, di nuovo Paquito qui con noi. E adesso che ci fai? È una frittata speciale. Speciale. Di tutti i colori. Perché una frittata non fritta, è vero? Pretty light. E poi una frittata detox, perché è piena di verdure. E poi un piatto completo, molto proteico e sano, che a noi piace tantissimo, è vero Paqui? Sì. Ah, già allora, preparato le verdure. Wow, grande. Queste sono le verdure che utilizziamo. Ok. Zucchine. La zucchina. La carota. Cavolo nero, mi pare sia. Sì, viola. Viola e cavolo verde. Eccole qua, tutti già cavolo cappuccio. Va bene. Cavolo cappuccio viola e cavolo okay. cappuccio. E qua? E li ho tagliati, guarda. Ah, bene, le tagliate tutti fini fini, sottili, belli belli. Si possono anche mangiare, sa già. Buono. Stufare, diciamo, no, a stufare nella padella. Ah, ok. Quanti minuti? Ma 5 minuti. Perfetto. Non di più. Una specie di greppa. Una greppa? Perfetto. Una greppa con poca farina. Quindi mettiamo anche un cucchiaio di farina. Ah, un cucchiaio di farina integrale, perfetto. Un e po' poi di latte. Latte di riso? Latte di riso, latte di soia. Quello che avete. Noi non lo usiamo il latte. Quanto? Ma diciamo mezzo bicchiere. Ok. Perfetto. Perfetto. E adesso gli albumi. Ecco qua, quindi versiamo gli albumi. Quanti ne mettiamo più o meno? 5 minimo. 5 albumi e un uovo intero, giusto? Ci metto un uovo intero. Come vuoi tu, decidi tu. No, io non lo metto. Allora metti solo albumi, ancora più light. Tutte proteine e zero grassi. Vero Paqui? Sì, sì, niente grassi. Perché il rosso contiene colesterolo. Il rosso contiene. Poi me li dai a me e io mi faccio l'impacco sui capelli. Va bene? O ti servono? Che devi fare no, tu? No, ok. Va bene, ah, metteci un po' di curcuma. Quindi alla fine abbiamo messo 6 albumi, poi dipende dalle vostre quantità. Un po' di colore. Un po' di curcuma, che è quella che dà il colore giallo-arancione alla nostra frittata. Curcuma, no, sì, no. È un antinfiammatorio naturale. Metti anche un po' di sale rosa e un po' di pepe. Un po' di sale. E spezie a piacere, prezzemolo, erba cipollina, quello che volete. La cipollina, che ci piace. Pronti, eccoci qua. Con le verdure cotte. Ah, raffreddate. Pochi ma minuti hanno cotto. Pochissimo. Hanno cotto, raffreddate. Ma vi ho detto 5 minuti. Perfetto, le versiamo all'interno degli albumi. Poi se voi volete mettere anche il tuorlo, ognuno poi decide come vuole fare, così fa. Chi non ci dice, chi non è d'accordo. Ok. Chi ci piace fatto. Avere il colesterolo alto, può mettere pure tutte 8 tuorli. Una botta. Ok, mescoliamo e adesso nella stessa padella. Ci vuoi mettere un po' di formaggio? Ah, certo, per renderla un po' più ricca. Noi la facciamo dietetica. Non è più healthy life. Adesso la versiamo quindi nella padella, che è sempre unta con un tovagliolo. Okay. Una padella antiaderente. Con il coperchio. Oppure anche nel forno, se volete. Oppure in forno, bravo. Come preferite. Anche il coperchio la mettiamo sul fuoco. Con il piatto Paquito ha girato la frittata e adesso la facciamo cuocere anche dall'altro lato, sempre col coperchio? Sì, una okay. persona in gamba non c'è bisogno di piatto. Fa boom, ma noi no, la facciamo. Mamma lo sa fare. Bellissima, finalmente cotta dopo circa una ventina, 25 minuti. È proprio bella e super invitante, sana poi, no? Tanti like per questa super ricetta. Like, like, like.